Le Camere di Commercio di tutta Italia saranno entro 6 mesi drasticamente ridotte, dalle attuali 105 a non più di 60. Oltre a ciò, gli istituti superstiti saranno rivisitati nelle funzioni e nei servizi che dovranno svolgere nel territorio. Una rivoluzione i cui effetti in Sardegna non sono scontati, nonostante le prescrizioni del decreto legge per la modifica degli enti. Gavino Sini, presidente CIA Sassari. Non siamo resistenti a un cambiamento di riforma, però vogliamo che le riforme portino risultati migliori e non ci sia invece degli arretramenti. Purtroppo noi corriamo il rischio che in mezzo un po' a una confusione che una riforma così violenta può generare, invece il ruolo che la Camera di Commercio da sempre esercitato, stando vicino alle imprese e territori, possa essere fortemente trasformato, ma in senso negativo. Allora stiamo facendo di tutto perché anche il Presidente della Regione possa far valere una specialità per la Sardegna e sono convinto che riusciremo a trovare una soluzione. Secondo la legge, in base al numero di imprese iscritte, la Sardegna non dovrebbe avere più di 2 Camere, ma prevedendo le eccezioni per città metropolitane e aree montane, oltre a Cagliari e Sassari potrebbe salvarsi Nuoro, ma è sulle funzioni delle nuove Camere che il dibattito si fa più intenso. Silvio Lai, senatore del PD, come Sini, pensa che la regione debba far valere la propria specialità e ciò potrebbe diventare un'opportunità per trasformare gli enti camerali, soprattutto a partire dalle potenzialità che le Camere hanno di sviluppare relazioni con le comunità estere, per esempio nel Mediterraneo o nei mercati dei prodotti sardi in tutto il mondo. Si tratta di un appuntamento al quale bisogna arrivare preparati e siamo certi che la nostra giunta regionale saprà assumere il ruolo e le decisioni più adeguate, conclude Lai.